E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ovviamente non poteva mancare il video informativo della patch 15.30 uscita proprio questa mattina, che porterà un sacco di roba interessante su Fortnite. Ci spostiamo subito, non mi ricordo come cavolo era, aiuto! Non sono più abituato a schiacciare i tasti. Ci portiamo subito ragazzi a vedere quello che dobbiamo scoprire, e la prima cosa interessante, che è anche la più importante, è l'arrivo della nuova modalità con il Mandaloriano, la Mandos Bounty si chiama per la precisione, e praticamente regalerà anche un ombrello qualora vincessimo. Praticamente il Mandaloriano darà la caccia al miglior cacciatore del gioco. Dobbiamo scoprirlo ovviamente bene in game, ma si otterranno a quanto sembra dei punti. Più punti si fanno e più il Mandaloriano ci darà la caccia, quindi mi raccomando, giocatela, giochiamola, perché si vince un ombrellino. Dopo ve lo faccio vedere. La descrizione ci dice: il miglior cacciatore della galassia vuole mettersi alla prova contro di te. Sfida gli altri giocatori per vedere chi può ottenere crediti più velocemente. Elimina gli obiettivi di taglia per ottenere crediti extra ed elimina i cacciatori appositamente contrassegnati per il bottino di alto livello. Quindi una grande introduzione. Ma andiamo avanti, perché con la patch 15.30 arrivano anche le cose di San Valentino. Ovviamente terzo San Valentino su Fortnite, saranno tutti dei regali, probabilmente ci saranno delle sfide dedicate, e abbiamo due stendardi. Il primo, un cuore con la fiammellina sopra e la classica freccia. Il secondo l'abbiamo completamente sbagliato, ma era comunque un cuore vuoto, tutto a tema appunto amoroso. E abbiamo anche due nuovi spray. Il primo ragazzi ci mostra il pesce secco che fa il gesto del cuore con tutti i cuoricini dietro, mentre questo è molto più carino, un pochettino più, diciamo, hard tra virgolette, due cuori con gli spuntoni che ci sorridono, molto molto carino. Arriva anche però questo adesivo, che non si è ben capito in quale modo sarà possibile ottenerlo, forse ce lo anticiperanno nei prossimi giorni. È un adesivo Pareja Perfecta, c'è scritto, ora ci dice un GG, è veramente molto molto bello, old style ragazzi, il cuore con le scritte. Ma andiamo avanti, perché ovviamente hanno anche inserito due nuove skin e dei nuovi outfit, niente di esagerato e neanche troppa roba. Mi piace questa cosa, il Corazon Explosivo, praticamente credo che sia il backpack del torneo della Nintendo Switch del 4 febbraio, quello che si farà in Giappone, dove vi anticipavo che secondo me, se cambiate i server, forse vi dovrebbe apparire. Mentre sotto invece abbiamo un backpack di due skin che sto per andare a farvi vedere. Musica di background anche per quanto riguarda il pesce secco, molto sdolcilata ragazzi, niente di esagerato, ci verrà regalata sicuramente. Abbiamo anche due nuove emote. La prima consiste nel personaggio che mette le mani in un cilindro e tira fuori un bouquet di fiori, di rose rosse, mentre quell'altra è un attoretto style, quindi c'è il nostro personaggio che alza un dito, poi ne alza un altro, alza le dita al cielo e fa il gesto di far partire i veicoli. Già mi aspetto delle gare clandestine. Eccole qua invece ragazzi le due skin dedicate a San Valentino: Rey Cariños con la possibilità di avere uno stile aggiuntivo senza il cappuccio, mentre lei si chiama invece Amorosa, entrambe carine, insieme ai loro picconi, Filo Fogoso, un ascia con la dinamite, e quell'altro, non chiedetemi come si pronuncia in spagnolo, perché Cuchilla Scorta Alientos de Hialos y Aliento, come si dice, non so se sia quella. Molto molto carini. Ma le grandi novità su questa patch 15.30 sono ovviamente le tre nuove armi esotiche che stanno per arrivare, o meglio che sono arrivate. Il Chug Cannon ragazzi, ne abbiamo parlato per mesi e finalmente è realtà, servirà ovviamente per curare noi stessi e i nostri compagni di squadra. Arriva anche il Burst Quad Launcher, davvero molto carino, è simile a quello che già conoscevamo, al Quad Launcher classico, con la particolarità che spara molto più velocemente e a coppie di due i rocket. Ovviamente poi lo andrete a vedere anche voi in game. E ragazzi, Frozen, che non è ovviamente la principessa Disney, ma è semplicemente un... come si dice, me la immagino che smitraglia tutti, come si dice...
è una P90 che ha la particolarità di rallentare gli avversari quando si colpiscono. 2,1 secondi il tempo del caricatore, 35 colpi nel magazzino e 20 danni a colpo. Arrivano anche 4 nuove coperture. La prima è Hearth Desire, molto carina. La seconda, non chiedetemi come si chiama che non me lo ricordo, idem per la terza e ovviamente per la quarta. Sono tutte animate, credo che siano tutte obbligati, siamo tutti obbligati a shopparle, se le vogliamo non ce ne sarà nessuna in regalo. Ma eccolo qua ragazzi, il Beskar Umbrella, questo è il regalo che ci verrà dato se vinciamo una partita nella LTM di cui vi ho parlato a inizio del video. Era davvero tantissimo che non veniva regalato un ombrellino, l'ultimo che io ricordo mi sembra quello del Fort Nightmares 2019, dove ci diedero appunto l'ombrello viola. Però questo è tanta tanta roba, vi auguro ovviamente di poterlo vincere. Ma arrivano anche i due nuovi bundle dei creators, non chiedetemi bene di chi siano perché in questo momento non mi è ancora ben chiaro. Come vedete la controparte femminile del Love Ranger con il balletto della febbre del sabato sera, il piccone invece dei ladri e la copertura bianca, mentre torna anche una cosa che non si vedeva da più di 780 giorni nel negozio, mi riferisco ovviamente al deltaplano della Ferrari, davvero bellissimo, leggendario ovviamente. Sarà possibile ottenerlo insieme a questo bundle dedicato appunto e che arriverà nei prossimi giorni. C'è anche un altro deltaplano che non si è ben capito se sarà nello shop o se si potrà ottenere in qualche modo. Dovremmo essere sotto il capodanno cinese, correggetemi se sbaglio, e io ci vedo del cinese in questo deltaplano. Sicuramente la colorazione, i disegni sopra fanno chiaro riferimento al dragone, probabilmente ci verrà regalato, me lo auguro, o altrimenti sarà semplicemente shoppabile nel negozio. Per tutti gli amici invece che giocano anche in creativa, arrivano tre nuovi oggetti che potete utilizzare per abbellire e migliorare le vostre mappe. Il primo è questa bomba, non chiedetemi che cosa fa, non ne ho idea. Il secondo è questo segnapunti, probabilmente, mentre il terzo è questa cabina telefonica. Tutti e tre molto carini, starà a voi scoprirli. Ma un'altra notizia interessante è anche il ritorno della modalità The Floor is Lava, che sarà disponibile a breve nella modalità terzetti. L'abbiamo vista l'ultima volta con il torneo di The Greg, quando ha sponsorizzato la sua skin, ed è un piacere poterla rigiocare in trio. Quest leggendaria della settimana numero 10, distruggere letti, divani oppure sedie, per avere una valanga di punti esperienza e anche le sfide epiche. Vi ricordo che troverete nel mio canale tutte le soluzioni per completare sia quelle della settimana numero 10 che quelle della settimana numero 11. Una curiosità molto carina si vede in questa immagine. Praticamente da questa patch è stata introdotta la possibilità di non equipaggiare neanche un piccone quando partecipiamo agli eventi. Per la prima volta si parla di evento nella Season 5, ragazzi. Non sappiamo ovviamente se c'è veramente o quale sia, ma da adesso, prima di accedere nelle LTM dedicate agli eventi, sarà possibile, o forse una volta che siamo entrati, sarà possibile non selezionare il piccone per avere appunto una visuale migliore. Un'immagine intanto molto rapidamente della nuova SMG di cui vi parlavo prima. Questo invece è un nuovo dispositivo che vedremo nel Battle Royale, ma che sarà esclusivo nella LTM. E una curiosità sulle zipline, ragazzi: da questa patch, se noi prendiamo una zipline che va verso l'alto, andremo molto più lenti, mentre se la prendiamo ma verso il basso, andremo un sacco più veloci. E chiudo, ragazzi, con la nuova location del Mandaloriano. Guardate che bello, lo troviamo tra il ponte che collega Tilted Tower con la foresta e la cascina Caciotta. In quello grande spazio che era presente, da adesso ci sarà la nuova dimora, quindi tanta tanta roba. Insomma ragazzi, io per questo video della patch 15.30 ho finito. Mi raccomando ragazzi che mi state guardando in live in questo momento, non sto chiudendo, mando solamente l'outro. Vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, dai. Sbaglio sempre l'outro, sbaglio l'outro.